Ciao, benvenuti alla lezione dedicata alle braccia e all'addome. Per la lezione di oggi ci servono, allora, possibilmente dei pesi da 1 chilo, da 1,5 kg, comunque un peso un attimino più deciso, ok? Puoi arrangiarti un po' con le bottiglie d'acqua, se hai una sola opzione, pazienza, nel senso ti dirò magari se è troppo forte il peso che hai di non utilizzarlo. E poi un cuscino bello spesso, ok? Nel senso che dovremo appoggiarci con la schiena e quindi deve mantenere un certo spessore nel momento in cui ti appoggi. Allora, ti faccio vedere l'utilizzo che ne faremo così lo capisci meglio, magari vai alla ricerca. Ci deve stare la parte dorsale in appoggio e ci deve permettere, vedi, di eseguire questi movimenti di estensione e di per gli addominali sostanzialmente, e quindi ci deve rimanere questo spessore da terra, ok? Io per comodità utilizzerò una pallina che potrebbe essere una alternativa, pallina, insomma, uso questa che così vedi meglio anche con i colori, eh? Vedi che hai la possibilità di estenderti e di salire. L'importante è che rimanga lo spessore. Detto questo, iniziamo. Iniziamo, avviciniamoci, tieni l'acqua, per dopo, è già pronto, visto che brava. Tieni le braccia e i pesetti, diciamo, in aria, pronti. Intanto riscaldiamoci un po' le principali articolazioni. Portiamo le gambe da un lato, dall'altro. E in maniera opposta giriamo la testa da un lato e dall'altro. Fantastico. Ci fermiamo al centro, spingiamo in alto il bacino e nel fuori l'aria scendo piano. Fai scendere una vertebra dopo l'altra, in modo da sciogliere i vari distretti vertebrali. Su e scendo, ancora uno. Su e scendo. Muovi le braccia con delle circonduzioni per riscaldare bene le spalle, sia in un senso che nell'altro. Ok, e quindi scendo un po', altrimenti non ci sto. Un braccio su, un braccio giù. Fantastico. Voilà. Prendiamo, amici miei, prendiamo subito i pesi, quelli un filino più pesanti. Se ne hai solo uno, ok? È inevitabile la scelta. Schiena tutta ben aderente. Partiamo con una prima serie dedicata alle braccia, in realtà ancora per aumentare la nostra temperatura. Preparati con le braccia, i palmi rivolti verso il corpo, gomiti giù, mento abbassato. Veloce, avvicino e apro, avvicino i pesetti alle spalle e apro. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci ancora. Uno, due, bene la schiena, addome approfondito. Quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, e resta. Spingi in alto i pesi e piano scendi. Quando scendi, vedi i gomiti vanno a terra, vicino al corpo e con i pesi sopra la linea delle spalle. In alto, uno, due, collo lungo, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, resta. Apro e chiudo. Le braccia sono un po' piegate, formi un tondo sopra la linea del petto, mento abbassato. Apro e chiudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prepara le braccia in alto, schiena abbassata per bene, fletti i gomiti, attenzione alla testa, senza allontanare i gomiti dalla posizione. Vedi che gli omeri rimangono esattamente sulla verticale. Giù bene le spalle, le scapole incastrate nella schiena. 1, stendo. 2, stendo. 3, stendo. 4, su. 5, su. 6, su. 7, su. 8, su. 9, su. 10, ancora. 1, su. 2, su. 3, su. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mulinello davanti al petto. Inspiro in un senso, fuori l'aria nell'altro. E voilà, un braccio su, un braccio giù, uno, tipo scissor delle braccia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Circonduzioni, non esageratamente grandi, 1, 2, 3, 4, schiena appoggiata, mento giù, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fai reverse circles, 1, fai attenzione alle spalle se sono troppo forti, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Molto bene. Mettiamo giù i pesetti, questi qui un po' più pesanti. Molto bene. Andiamo a prendere il cuscino o la palla e ci mettiamo con, come nella posizione indicata prima, con l'area dorsale appoggiata al cuscino, osso sacro tutto appoggiato, quindi vedi che ci deve essere una retroversione nel bacino, addome scavatissimo, vai a mettere le mani dietro alla nuca, ci sarà, come introdotto nella dimostrazione di prima, un'estensione della colonna. Attenzione che l'errore sarebbe mollare la tenuta del bacino e fare una curvatura ad ampio raggio. Tu devi stare con il sacro lì, quindi la difficoltà aumenta quando andiamo appunto all'indietro, sia per l'estensione della colonna, sia per il mantenimento della posizione. Inspiro, vado dietro, espiro, approfondisco bene e cerco di richiamare, di fare la risalita ad opera del costato che ritorna bene nell'addome. Guarda la tua pancia che deve essere trattenuta in dentro, non deve spingere in fuori, ma dentro. Pilates, ringrazia, va. Inspira e fuori, 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 fuori. In e fuori, 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 fuori. Inspiro, estendo, fuori, torno. Inspiro, estendo, fuori, su. 5, su. 6, su. 7, su. 8, su. 9, su. 10,
resta bene in appoggio con il sacro, addome approfondito, fai delle piccole insistenze come volerti staccare dal cuscino e sollevarti e fai lo sforzo proprio di entrare con il costato nell'addome. 1, 2, 3, molla la testa sulle mani, 4, pensa al costato, 5, 6, 7, approfondisci l'addome, 8, 9, 10, ora mi fai dei piccoli cerchi passando dall'estensione a quest'ultimo esercizio che abbiamo fatto, quasi un sollevamento del tronco dal cuscino. 1, 2, inspiro, scendo da un lato, espiro, salgo dall'altro e tento di staccarmi dal cuscino. 4, 5, brucia, molla la testa sulle mani, 6, 7, 8, 9, 10, voilà, facciamo reverse, osso sacro ben appoggiato, 1, addome scavato, 2, molla la testa sulle mani, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, molto bene, fuoco. Togliamo la palla, oh, sui cactus, non è più palla, spero. Ok, speriamo di ancora palla. Che genio che sono, Barbarina, che genio. Prendi i pesi, quelli ancora pesanti, per una bella serie, una seconda serie, ripetiamo, schiena aderente a terra, mento abbassato, addome scavato e impugno bene i pesetti, palmi rivolti verso il corpo, gomiti spinti sia verso il basso contro il pavimento, sia verso i piedi per intendersi. Questo per stabilizzare bene spalle e scapole. 1, sempre attivo l'addome approfondito. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Spingo in alto. 1, giù, 2, giù, 3, giù, 4, giù, 5, giù, 6, giù, 7, 8, 9, 10, ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, resta. Apertura 1, 2, 3. 4, schiena aderente, addome scavato, 6, 7, 8, 9, 10, ancora 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, braccia su. Fletto, attenzione a non distanziare i gomiti, tienili vicini, cioè alla larghezza spalle, e sopra le spalle. 1, 2, 3, 4, addome scavato, schiena in appoggio, autoallungamento. 5, importante, senti che anche l'addome risponde. 6, 7, 8, allungati dalla nuca. 9, spalle giù, forza ancora,
Uno, scapole incastrate nella schiena bene. Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove. Mulinello davanti al petto. Inspiro in un senso, espiro nell'altro. Inspiro in un senso, espiro nell'altro. Estendo uno, scissor con le braccia, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci ancora, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, braccia tonde a, so sorry, facciamo dei cerchi, uno, quello l'abbiamo già fatto, schiena ferma, due, tre, quattro, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fammi l'altro giro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mettiamo giù i pesi, i pesetti, mi sollevo un attimino, posizione seduta, sciolgo un po', panca dorsale, mano dietro, gambe separate, quanto le anche circa, stretti i glutei. Vai proprio in sotto a scavare con il coccige. Ti sollevi, mantieni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ancora 1, 2. Apri bene il petto in alto, addome scavato 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Giù, intreccio le dita delle mani, mi allungo, mi tiro bene in alto, allungati. E voilà, seconda e ultima, prepara, coccige in sotto, scavato l'addome, chiuse le scapole dietro e tieni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10 ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tostissimo. Dita delle mani intrecciate, ti allunghi con le mani bene in alto. Virati e piano giù, molto bene. Prendi il peso più leggero, eh? In realtà ce ne serve solo uno, che stupida, non l'ho detto all'inizio. Prendi il pesetto più leggero che hai, ok? Da 1 kg. Rimani con la schiena allineata, quindi attenzione a queste posizioni. Siamo sul gomito destro, quindi stabilizza la scapola respingendo con il gomito, Dritta la schiena, pancia scavata. Pesetto in mano, solleviamo il bacino e solleviamo il braccio ed eseguiamo tipo l'arcobaleno, ok? Due e scendo. Tre e scendo. Quattro e scendo. Cinque e scendo. 6 e scendo, 7,
scendo. 8 e scendo. 9 e scendo. 10, non scendo, ma solo, torno solo con il braccio. Strizza bene le cosce, i glutei e porto il braccio in avanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Giù del tutto. Giù la testa, scarica bene il peso, mentre l'altro, il pesetto lo appoggi. Puoi anche caricare un po' di più qui, se vuoi usarli tutti e due, o il carico più pesante, solleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ancora, 1, molla giù la testa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, stop. Andiamo dall'altra parte. Quindi ci mettiamo sull'altro fianco. Usiamo prima un solo pesetto, quindi siamo sul gomito, cura la posizione, stabilizza bene la scapola, la schiena diritta. Pesetto qui, ginocchia non troppo avanti. Molto bene, parto con Rainbow, l'arcobaleno. 1, giù, 2, giù, 3. Giù, 4, giù, 5, giù, 6, giù, 7, giù, 8, giù, 9, giù, al 10, resta su. Torna solo il braccio e avanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Giù, prendi se hai a portata di mano anche l'altro pesetto, scendi, scarica bene il peso della testa sul braccio mano. Pesetto aggiuntivo sulla gamba e solleva entrambe le gambe. 1, 2, forti i glutei, forti le gambe, ma soprattutto questa linea, pube, sterno e fianchetti che lavorano. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora, su bene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mancano gli ultimi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà! Giù i pesetti, sollevati. Sciogli un attimino, mancano gli ultimi esercizi, ragazzi, dalla panca, o meglio dalla quadrupedia, mi sviluppi la panca frontale, una gamba e teniamo glutei contratti, coccige in sotto, addome ben scavato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ancora scava bene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, giù, giù e piano dietro mi allungo. Vai, preparati di nuovo, giuro, promesso, è l'ultimo. Gamba, gamba, glutei, tieni. 1, 2, 3,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, giù. Glutei sui talloni, tirati bene. Qui tiriamo bene sia la schiena sia le braccia, quindi allungati per bene. Fantastico. Quindi ci mettiamo con la gamba destra flex, fuori la punta del piede, entrambi i piedi sono a martello, mano braccio su, inspiro e fuori l'aria, premo giù il ginocchio, scendo in flessione laterale, mi tiro bene il tronco lateralmente, il braccio, molto bello, ah, che stiracchiata, fai tornare prima il braccio e poi il tronco, cambio, in flessione laterale, mantieni ben aperte le spalle, avvicina più che puoi il braccio all'orecchio, mi tiro bene, faccio tornare prima il braccio e lentamente il tronco. Ci mettiamo sdraiati pancia in giù per l'estensione, per allungare i muscoli addominali sulle linee più centrali e anteriori. Pensa di allontanare il pube dal mento, il mento dal pube, il costato dalle ali iliache e giù. Ancora. E giù. Ancora. Questa volta ci fermiamo su e ci giriamo a guardare un piede e poi l'altro. Un piede e poi l'altro. E giù, fantastico. Con l'aiuto delle braccia andiamo nuovamente in rest position, compensiamo sempre un po' le posizioni prone, distenditi, allungati, tirati bene le braccia e la schiena. Con attenzione la mano destra supera la mano sinistra e schiaccia giù bene entrambi i glutei sui talloni. Tirare in parte il braccio accavallato, quindi dall'altra mano sinistra che supera la destra, ma il bacino resta simmetrico. Tiro bene il tricipite e parte del lato del gran dorsale. Voilà. Piano su. Ci mettiamo seduti semplicemente gambe incrociate. Là, un braccio sta avanti e lo chiudo davanti al petto senza disallineare il tronco. Sento tirare bene la spalla. Piano sciolgo, cambio. Avvicino, attenzione anche a non mettere una rotazione, resta con la box. Box come da Pilates, regolare, ben piantata. Voilà. Cambiami all'accavallamento delle gambe, prepara l'altro braccio su, lo fletti e vado a prendere il gomito. Anche qui cerco di non uscire dall'allineamento della box, di non inarcarmi. Cambio dall'altra parte, preparo il braccio flex, prendo il gomito e voilà. Molto bene. Ci rilassiamo un attimino con le mani sulle ginocchia. Ruotiamo il capo a destra e a sinistra. E
un ampio cerchio in un senso e nell'altro. Molto bene, la nostra lezione è terminata, manca solo il dettaglio finale, quindi celebriamo insieme la bevuta del bicchiere d'acqua post lezione. Io ti ringrazio, ti auguro una bellissima giornata e ci vediamo domani con lo stretching. Ciao e grazie.